Una buona serata ai nostri telespettatori, una buona serata a Simona Bastiani. Ciao Simona. Ciao Enrico, buonasera a tutti, bentornati. Torniamo nel nostro spazio Serale. normale, naturale, serale, in prima serata, 21:40 del Prima giovedì, serale, prime dopo time. i tanti pomeriggi assieme a raccontarvi il mondiale, ma non abbiamo finito di raccontarvi il mondiale. Perché, Simona, chi No, abbiamo con noi oggi? perché oggi finalmente abbiamo una delle protagoniste donne, perché insomma, noi, a me personalmente piace tanto intervistare donne e coinvolgere le donne perché Anche a me, devo dire, insomma, soprattutto lo sport è un mondo abbastanza, tra virgolette, maschile, quindi ben venga quando c'è un tecnico donna e quindi è venuta a trovarci Caterina De Marinis, tecnico di Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Buongiorno, anzi, buonasera Caterina. Caterina, ben arrivata. Buonasera, ciao Enrico, ciao Simona. Allora, Ciao. intanto, allora, partiamo. Complimenti, perché quest'anno, secondo me, tu personalmente hai presente quando c'è lo scultore che gli riesce tutto perfettamente? Secondo me tu hai fatto la scultura perfetta quest'anno, Caterina. Lasciatelo dire. Ti ringrazio molto, ma sicuramente qualcosa di meglio possiamo fare, sicuramente c'è Quello sì, qualcosa quello sempre, però insomma già da. siamo a un buon punto. Sì, sicuramente sì. È Mancano gli stato. particolari, devi scolpire ancora un po', devi usare ancora lo scalpello. Certo, sicuramente la stagione è stata super positiva e per tanti versi, sia da un punto di vista tecnico, da un punto di vista mentale, psicologico per le ragazze, c'è stata una grande crescita sotto un po' tutti i punti di vista. E anche noi come staff abbiamo avuto, insomma, siamo migliorati un po' in tutto e tutto quello che abbiamo cercato di mettere in campo all'inizio dell'anno, diciamo che tutte le figure di questo gruppo l'hanno fatto al massimo e insomma i risultati alla fine sono arrivati. Caterina, Gruppo formato da? scusa No, perché Simo, facciamo anche. faccio io la prima domanda, poi dopo Il ti nome lascio. dello staff. No, solo per sapere il nome dello Prego, staff, prego, perché prego, devo per giustamente. scontato, ma non li sappiamo. Giustamente. Sì, allora lo staff è composto, vabbè, da me, da Ettore Marcovecchio, da Emanuele Sbravati, che è un nostro assistente giovane, poi il preparatore atletico Marco Ceccacci, due fisioterapisti che ci hanno seguito in tutta la stagione, Diego Di Castro, Importante. che ci segue anche in trasferta nei tornei, e sul posto invece ci segue anche Emanuela Vellecco, che è un fisioterapista di Formia, e il nostro punto di riferimento Giuseppe Vercelli, che è il nostro psicologo. Queste, diciamo, sono le figure che, insomma, lavorano più a stretto contatto con noi. Con le donne, poi insomma, noi donne siamo un po' particolari e la gestione delle donne è particolare rispetto a quella maschile. Diciamolo, sono donna e sono anche atleta, quindi posso Ci voleva confermarlo. anche la psicologa donna, forse, non so, No, non so. no, dai. No, non Ma non lo so, esageriamo, è eh. una mia, no, è una mia domanda perché non ho idea, cioè, per fortuna non frequento o purtroppo, non lo so, dipende dai punti di vista e quindi non so cosa possa cambiare, però vabbè, questa è una curiosità che poi, di cui poi parleremo. Però ecco, Caterina, io invece voglio fare un passo indietro, tornare a un anno e mezzo fa, un po' di più forse, quando diciamo questa coppia è entrata in embrione. E cioè, io vorrei sapere, vorrei che tu fossi sincera, cioè, lo vedevi già allora la potenzialità di questa coppia oppure è tutto arrivato in divenire? Cioè, tu hai visto subito che questa coppia poteva arrivare tra le prime 10 al mondo, possiamo dirlo, in questo momento lo è, oppure hai detto, vabbè, iniziamo a lavorare e vediamo cosa succede. Ah, sicuramente una base su cui lavorare c'era. Sicuramente Marta non l'ho scoperta io, e
sapevo che poteva ancora dare molto nel suo percorso, affiancata ad una giovane di grande talento, perché non nascondiamoci che comunque sì, i risultati sono arrivati, spero che continuino ad arrivare, però appunto Valentina Gottardi è un'atleta di grande talento fisico, grande intelligenza, Gran anche carattere, caratterialmente sì, è una ragazza che vuole primeggiare, vuole arrivare, vuole essere la più brava. Quindi questo, insomma, gestito nella giusta maniera può far sicuramente la differenza. Affiancata a Marta, che ha potuto guidarla e farla crescere, soprattutto nella prima parte dell'anno scorso, dove Marta era comunque una seconda allenatrice in campo. E questo è stato, diciamo, un giusto connubio. E sicuramente abbiamo avuto una ottima base su cui lavorare. Poi è chiaro che gli aggiustamenti, i cambiamenti, ci sono stati anche dei cambiamenti che abbiamo fatto durante il nostro percorso e che insomma andavano fatti e si sono rivelati corretti. che poi Enrico, scusate se interrompo, cioè il Vai, talento vai, vai. alle volte non basta, no? Nel senso che Assolutamente no. è proprio vera la frase che l'ossessione batte il talento, nel senso che tanti talenti li abbiamo visti perdersi man mano, no? Che magari insomma le situazioni li spingevano davanti a delle difficoltà. Mi sembra di capire che invece Valentina queste difficoltà le abbia volute affrontare e non aggirare. Quindi insomma stiamo parlando di un atleta che bene o male ci ha messo molto 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 di sé, insomma, in questa progressione. Assolutamente, assolutamente, difficoltà ci sono, ma lei comunque, al di là del suo talento, ha capito che quel talento andava coltivato. Ha una grandissima forza di volontà, e in allenamento, non ricordo allenamenti in cui, lei si è risparmiata. Da questo punto di vista, è una grande lavoratrice, ha capito che le carte che ha deve giocarsele bene e lo sta facendo con l'aiuto di tutti, con l'aiuto di Marta, con l'aiuto di tutte le figure che le sono intorno. Sì, quindi mi state Assolutamente. dicendo che è lei che fa le sedute Vercelli, insomma, alla fine. Non ho capito. E No, lei? dico, è lei che fa le sedute a Vercelli, insomma, No, è talmente questo no, forte anzi, devo dire psicologicamente. la verità, Beppe, ci ha dato una grossa mano, soprattutto con lei che insomma si trovava ad affrontare, cioè un po' tutto quello che le veniva proposto era qualcosa di nuovo, quindi andava affrontata nella giusta maniera e Beppe ha fatto un grandissimo lavoro con lei, ma devo dire la verità, diciamo che le cose arrivano da ambedue le parti, no? Perché devi avere anche dall'altra parte una persona che condivide, ha voglia di mettersi in gioco e quindi di mettersi anche in discussione, perché no? E quindi le cose poi funzionano. Sì, però poi di contro c'è anche l'apporto dell'allenatore, nel senso che lo psicologo può Sicuramente. fare, però poi a un certo punto interviene anche il rapporto in campo tra l'atleta e chi la gestisce, perché poi non è che Sì, ma finisce, il tutto non noi finisce con da. una telefonata o con incontro, no? Nel senso poi si protrae anche all'interno del campo. Certo, gran parte del lavoro lo fanno anche gli allenatori. Se non ti nascondo che comunque si è lavorato in maniera un po' coordinata, no? Con tutte le figure, anche sul campo, nel lavoro tecnico, nel lavoro di gioco, nella gestione di situazioni di gioco durante gli allenamenti, si è lavorato in maniera coordinata con tutto lo staff. Abbiamo messo alla prova le ragazze in situazioni di gioco, in situazioni di stress per vedere come rispondevano, quali aggiustamenti si potevano fare. Quindi penso che tutto si fa in maniera in collaborazione e Anche questo perché forse, lo so, è stata la nostra forza.
Anche perché tu, Caterina, sei stata un'atleta, sai benissimo che un atleta vero o vincente si vede proprio nei momenti di stress e come reagisce in quelle situazioni. Perché finché le cose vanno bene, finché le cose vanno bene, siamo tutti bravi, e poi il problema è venire fuori quando le cose non vanno bene. Esatto, il problema è anche gestire, cioè in allenamento è complicato riproporre delle situazioni che si verificano solo in gioco, nei tornei. Quindi per noi anche durante i tornei, sia una sconfitta che una vittoria, ci sono servite da allenamento, allenare da alcune situazioni che in un futuro si possono ripresentare e già conosciamo e quindi sappiamo come affrontarle. Caterina, allora, intanto la prima domanda che ti faccio è sei soddisfatta di come è andato il mondiale oppure sei venuta via con un po' di amaro in bocca? Io devo dire la verità, finita la partita con le australiane ero un po' arrabbiato perché pensavo di poter vincere. E tu? Sì, allora anche noi, guarda, alla fine con la partita con le australiane, agli ottavi di finale, ci ha lasciato un po' di rammarico, ecco, un po' di amaro in bocca. Sicuramente era una partita che in alcuni tratti potevamo giocare meglio, non abbiamo sfruttato alcune situazioni che ci sono presentate per riuscire a ribaltare la partita. Queste situazioni le abbiamo avute fino alla fine, anche nel terzo set, dove comunque rispetto alle australiane abbiamo commesso 6 errori diretti. Nonostante tutto, a metà del terzo set avevamo avuto alcune situazioni che ci permettevano, ci avrebbero permesso di poter vincere questa partita. A caldo eravamo tutti un po' rammaricati, anche le ragazze un po' sicuramente avevano un po' di arrabbiatura, per non dire altro, però poi il giorno dopo, a mente fredda, analizzando un po' tutto il nostro percorso, noi dello staff ci siamo sentiti di fare complimenti alle ragazze per come era per tutto il percorso che avevamo fatto nella stagione, per come siamo arrivati al mondiale e comunque da quale squadra effettivamente eravamo uscite, che sicuramente abbiamo affrontato, rispetto, facendo il rapporto con il mondiale dell'anno scorso a Roma, abbiamo affrontato un sedicesimo di finale, un ottavo di finale, sicuramente con due avversarie, senza nulla togliere all'avversario dell'anno scorso, sicuramente di livello, più di livello, quindi resta il rammarico. Alla fine siamo uscite dalla squadra che ha vinto la medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi, squadra che nel precedente torneo comunque avevamo battuto, quindi questo vuol dire che noi siamo lì e ogni partita la differenza la fanno dei piccoli particolari e impareremo a gestire e a prendere queste occasioni al volo quando ci torneranno di nuovo. Ecco, Caterina, scusami. No, intervengo perché appunto collegandomi al discorso che ha fatto Caterina, appunto noi precedentemente le abbiamo battute, poi in quest'altra partita ahimè ci sono stati degli episodi e quindi alla fine abbiamo perso. Ecco, Caterina, quando io leggo in giro fallimento, no, perché ho letto spesso da colleghi la parola fallimento per l'Italia, ecco, io non sono d'accordo, perché vogliamo far capire che il beach volley è uno sport un po' diverso da, non so, la pallavolo o da altri sport, cioè questo non uno sport di situazioni dove una palla può cambiare un intero torneo. Vogliamo far capire la differenza, che fallimento non opposto, perdendo con la medaglia d'argento, insomma, non è proprio un fallimento. Come facciamo a far capire alle persone che non è un non opposto mondiale non è un fallimento? No, sicuramente non è un fallimento. Diciamo che la situazione del beach volley è un po' diversa. Rispetto magari a altri sport che si fanno in un ambiente al coperto, da un giorno all'altro può cambiare una situazione atmosferica che può come si dice, avvantaggiare una squadra e svantaggiare l'altra. Noi dal nostro punto di vista abbiamo giocato la prima parte del mondiale in una località a Tlaxcala dove si stava bene come temperatura, non c'era vento, siamo andati la seconda parte, la parte più importante, eliminazione diretta, ci hanno trasferito di città, abbiamo giocato ad Apizzaco dove era ancora più
in altura, quindi erano 200 metri più su rispetto a Tlaxcala, c'era vento, faceva freddo. Sono situazioni diverse dove noi, insomma, un pochino ci hanno, secondo me, dato Condizionato. fastidio, dato noia, meno alla squadra australiana che già aveva giocato tutto il torneo in quella località. Quindi sono cose che sono, purtroppo le partite si vincono e si perdono, come ho detto prima, per dei piccolissimi particolari. Si gioca una partita al giorno, quindi è diverso da i tornei normali che facciamo durante la stagione. Ci sono tanti piccoli particolari che vanno gestiti. Ecco, una partita al giorno, Caterina, credi che ti limiti un po' nell'entrare nel ritmo esatto poi della condizione? Ma sì, da un certo punto di vista sì, è un pochino più complicato rimanere, come si suol dire, sul pezzo, no? Rimanere concentrati, perché si gioca magari tutta la giornata, non giochi, giochi la sera alle 7, non è semplice questa cosa. Raccolgo l'assist che ha fatto Simone Caterina per chiederti questo. Allora, sì, adesso avete parlato di una partita al giorno, però ad esempio a Parigi Nas Cloth le avete incontrate dopo altre due partite che avevate vinto nella stessa giornata, se non ricordo male, no? E tra l'altro che partite, insomma, perché erano due partite molto molto complicate. E io la domanda che ti faccio è questa, cioè l'impressione che abbiamo anche divulgato su questi tre schermi, non solo noi ma anche i nostri ospiti, è che Valentina e Marta se la possano giocare con tutti, cioè in questo momento partano alla pari con tutti tranne due coppie, cioè Nas Cloth e Anna Paola Duda. Abbiamo avuto un'impressione, cioè nel senso è un gap in questo momento incolmabile o secondo te... Appunto, vedendo quella partita contro Nas Cloth, cioè, abbiamo avuto anche un po' la sensazione di impotenza, no? Di, ecco, sono fortissime, è vero, ma si può colmare questo gap oppure no? Ah, sicuramente, come giustamente detto tu, forse sono le uniche due squadre con la quale facciamo più difficoltà. È vero che Anche per entrambe, gli altri, Caterina, vogliamo dire che non è che anche sono gli gli altri, qui sono due squadre che forse in questo momento hanno qualcosina in più. Però io credo che loro quelle sono, nel senso che vedo difficile che possano accrescere ancora il loro livello di gioco, invece credo che le altre squadre abbiano ancora qualcosa su cui lavorare e migliorare, quindi io mi auguro che riusciamo a colmare questo gap. Non mi sento di dire che è un gap incolmabile. Questa è una buona notizia, Cimo. No, Non è certo, è una buona notizia. semplice, sicuramente non è semplice. Ah beh, ci sta. Però credo che noi abbiamo alcune cose su cui migliorare e potrebbero poi, insomma, far diminuire questo gap. Beh, tant'è che il risultato finale dimostra che poi alla fine anche una coppia solida come Duda e Anna Patricia può perdere, insomma. Quindi, Non è ecco, imbattibile. Caterina, no, Certo. certo, come non lo sono più Molessorum a livello maschile, come anche Amanelvi cominciano, insomma, ad avere i loro momenti di crisi. Ecco, Caterina, ti aspettavi questi risultati sia nel maschile che nel femminile? Ma guarda, per ciò che riguarda il maschile, sinceramente sulla carta non mi aspettavo un'uscita ai quarti di Molsorum, però ho visto la partita che loro hanno perso e anche loro mi sono sembrati in difficoltà, ho visto un Sorum abbastanza in difficoltà in quella partita. Non so in tutto il torneo come abbia giocato perché... Chiaramente il maschile non è che l'ho seguito tantissimo, però in effetti in quella partita l'ho visto in difficoltà. Vedendo giocare in quel modo i cechi, mi aspettavo che potessero anche vincere, sì, perché li ho visti molto bene, li ho seguiti molto anche a Parigi e ho visto che il loro livello di gioco era bello, solido, sicuro, ciò che ci vuole in una competizione del genere.
A livello femminile, sinceramente, non mi aspettavo di vedere sconfitte Duda e Anna Patrizia, perché in tutta la stagione hanno dimostrato di avere qualcosina in più rispetto alle altre. Però ti dico che in quella situazione di gioco anche loro in alcune partite le ho viste in difficoltà, soprattutto Duda. Quindi, Caterina, può essere che questa situazione dell'altezza, insomma dell'altitudine, perdonatemi, abbia influito in qualche maniera sul rendimento di alcuni atleti? Sicuramente sì. Sicuramente sì, a livello femminile, moltissimo. Ho visto tantissime partite e in ogni partita ho visto atlete avere difficoltà, atlete di squadre di primo livello, di media fascia, quindi anche noi abbiamo avuto momenti di difficoltà con le nostre atlete, chi prima, chi dopo, però. Questa è una situazione che si è verificata. È Ecco, molto complicato prepararsi a una situazione del genere. una domanda sulla preparazione, appunto, potendo prevedere che il Messico avrebbe comunque portato dei problemi a livello appunto di respirazione, ossigenazione, eccetera, eccetera, si poteva magari scegliere di non andare a Parigi e magari andare un po' prima per cercare di abituarsi un pochettino? Me hanno fatto bene Allora, andare a Parigi, visto com'è andata. Dico, per allora, me sì, hanno no, fatto però bene. ecco, diciamo che il mondiale diciamo che era l'evento dell'anno, no? Anche No, la no, cartina pensavo, non tornasole avevo. delle quali, no, nel senso che magari uno avrebbe potuto dire, beh, magari punto più su una cosa che può darmi una qualifica già a Parigi. Insomma, questa è la Allora, mia idea. quando abbiamo fatto la programmazione dei tornei, avevamo inserito Parigi. Perché inizialmente pensavamo che a Parigi molte squadre top non avrebbero partecipato. Quello che io avrei fatto al posto di una Duda, sinceramente, al posto di una Clancy, al posto, insomma, le top, io se fossi stata l'allenatrice delle top 5 squadre al mondo non avrei partecipato. E quindi avevamo pensato di andare perché mancando sulla carta queste squadre avremmo potuto fare dei buoni punti. Poi quando ci siamo accorti che comunque eravamo in Mendrò perché con i punti ci eravamo conquistati il Mendrò nonostante ci fossero tutte le squadre migliori del mondo. Uscita la pool del Mondiale, avevamo visto che comunque la prima partita del Mondiale la giocavamo con il Costa Rica che non era sicuramente di livello, la seconda con la squadra austriaca che comunque era una squadra di media fascia, abbiamo pensato che il rischio di andare a Parigi ce lo potevamo prendere. E lo abbiamo fatto, alla fine a Parigi siamo arrivate quarte, abbiamo fatto tantissimi punti, Sì. Sì. arrivare non al mondiale comunque ci si poteva arrivare, avevamo valutato questa cosa e alla fine è andata bene, secondo me abbiamo fatto tanti punti tra i due tornei, abbiamo praticamente una qualificazione olimpica virtuale perché abbiamo 7.440 punti su 11 tornei, ce ne manca uno da aggiungere per la qualificazione olimpica. La media punti era all'inizio della stagione, abbiamo fatto un piccolo calcolo, doveva essere sui 7.200 punti. Con 7.200 punti dovremmo essere qualificati alle Olimpiadi. Per ora ne abbiamo 7.440, possiamo ancora incrementare qualcosa. Quindi, insomma, penso che come strategia ce la siamo giocata Ottimo. bene. Ottimo. Adesso Marta e Valentina vanno in vacanza un po', vero? Ok. Marta e Valentina sono in vacanza, come tutto lo staff, 15 giorni di riposo assoluto fino a fine Lo staff ottobre. meno Caterina, perché c'è ancora qualcosa per concludere la stagione, vero? Tra un paio di settimane, no? Ma a cosa ti riferisci? No, dico, Sì, al Mondiale Under 21, non so non se sono direttamente, Ah, no, diciamo che allora non sono ecco. direttamente impegnata perché, insomma, ci sono i nostri collaboratori che si occupano del giovanile, Non andrai a quindi giocare. no, io non andrò, non Ah, andrò. No. pensavo Stiamo fosse seguendo la diretto. preparazione delle giovani coppie che andranno rappresentare l'Italia al Mondiale Under 21, ma è giusto che facciano esperienza anche i nostri co collaboratori.
Allora, ci siamo rimasti un po' male, io e Simona, perché abbiamo visto che le coppie italiane sono in qualifica, ma per quale motivo? Cioè, perché il Mozambico è in tabellone principale, l'Italia in qualificazione? Allora, Mozambico ha un po' rotto le scatole, sto Mozambico. Spunta sempre. Diciamo che le squadre italiane sono in qualifica perché i Mendro dei mondiali si fanno in base ai risultati del campionato europeo dell'anno precedente, quindi le prime cinque, in questo caso per il mondiale under 21, le prime cinque squadre europee dell'europeo under 20 dell'anno precedente sono direttamente in tabellone. Poi ci sono tutte le altre squadre, ci sono dei posti riservati alle squadre africane di diritto. E quindi le squadre italiane sono in qualifica. Dobbiamo ricominciare a fare buoni risultati a livello europeo. Questo è mancato un po' perché diciamo che si è investito negli ultimi anni sul settore giovanile, si è investito poco. Ne parlavamo proprio prima di partire per Parigi, abbiamo fatto una riunione con per il settore giovanile, con i nostri collaboratori, con le persone responsabili, con le persone che sono insomma responsabili di questo nuovo progetto giovanile, e chiaramente da quando purtroppo la federazione ha chiuso il Club Italia a Formia giovanile, i risultati non sono venuti più, non è un caso, questo la federazione lo sapeva, solo che il budget che la federazione ha per il beach volley non è sicuramente quello che ha per l'indoor, ed è chiaro che da qualche parte bisogna andare a tagliare. Il taglio è stato fatto sul giovanile perché c'era questa qualificazione olimpica di tutte le squadre maschili e femminili senior. Non mi sento neanche di dire che la federazione ha sbagliato, purtroppo gli investimenti sono quelli che sono. La priorità è stata data alle squadre. In futuro, Caterina, cioè, cambierà qualcosa? In futuro sì, potrebbe cambiare qualcosa. Ci stiamo lavorando per creare un progetto diverso che è già partito in realtà dall'anno scorso. Però come tutti i nuovi progetti, raccogliere i frutti non è immediato e quindi c'è bisogno ancora di lavorare, di modificare alcune cose, speriamo di che ci vengano accettate queste modifiche da fare. Simona? No, va bene, io nel giovanile ovviamente ci sono state in maniera, insomma, a livello nazionale, ho seguito un poco. E in effetti ci sarebbero delle cose da cambiare, ovviamente non sta a me dirlo, però sicuramente immagino e spero che Caterina e sembra che Caterina abbia la consapevolezza di questo. Esatto. Quindi credo che loro sappiano bene dove metter mano. Quindi, sicuramente stiamo spingendo per una collaborazione con gli allenatori delle nazionali giovanili maschili e femminili di pallavolo. E devo dire la verità, questa collaborazione la stiamo facendo, quindi speriamo che porti i suoi frutti. Sì, qualche volto e nome nuovo si è visto quest'anno, ovviamente va tutto strutturato. Il gruppo, ecco, la mia domanda è questa, ma forse tu non lo sai, è una domanda così, il gruppo delle giocatrici di quest'anno che facevano parte, diciamo, allegate, tra virgolette, alla nazionale, verrà lasciato libero oppure c'è qualche giocatrice su cui avete già deciso di puntare per il futuro, anche magari come sparring tra virgolette di Valentina e di Marta? Guarda, da questo punto di vista sinceramente non so nulla, so solo che sicuramente Marta e Valentina si alleneranno a Formia. Qualsiasi altra squadra voglia venire ad allenarsi a Formia, a me fa sicuramente piacere, ma sicuro che non sarò io a poterle allenare, quindi ci fa sicuramente comodo se ci sono delle squadre che vengono ad allenarsi da noi.
come gruppo di lavoro, come allenamenti congiunti. Se questo non dovesse accadere, faremo come abbiamo sempre fatto nei momenti in cui eravamo sole. Ci alleniamo con squadre maschili, inviteremo squadre dall'estero a venire a allenarsi in Italia. Le soluzioni le troveremo. Assolutamente. Simona, l'ultima domanda. No, Caterina, a fine, allora, pensiamo di stare a Parigi, ecco, qual è il risultato minimo che desideri ottenere? Questa mi dispiace Simona, ma è sempre Scaramanzia. più complicato. È chiaro che io, insomma, il sogno ce l'abbiamo tutti, no? Se vuoi ti do il massimo, il sogno, l'obiettivo massimo. È chiaro che io, come tutti noi, ne abbiamo parlato più volte con il nostro gruppo, con le ragazze. Non andiamo a Parigi per partecipare, andremo a Parigi per provare a giocarci una medaglia, perché no? Spero che continuiamo a migliorare. Stiamo già pensando. In realtà abbiamo già iniziato prima di partire per il mondiale, prima dell'Elite di Parigi, abbiamo iniziato già a pensare a qualche evoluzione del nostro sistema di gioco, che chiaramente non potevamo mettere in pratica nei tornei del mondiale di Parigi scorso, perché non eravamo pronte. Però è un lavoro che stiamo facendo per il futuro. E quindi, insomma, sono abbastanza fiduciosa. Chiaro che le Olimpiadi poi hanno tutto un sapore particolare. Per Valentina sarà la prima Olimpiade, non possiamo sapere come possa agire su di lei questa cosa qua. Quindi dobbiamo prepararci a qualsiasi inconveniente. Sono sicura che lei saprà affrontare queste emozioni, no? Che sono, quando ci troveremo lì, saranno sicuramente delle emozioni forti e particolari. Valentina ha fame, si vede dagli occhi. No, ma è così, guarda, è incredibile questa cosa, è incredibile. Questo sì, devo dire che sicuramente abbiamo un atleta che ha fame. Vuole arrivare, questo insomma le fa onore, sicuramente è una sua forza. Abbiamo Marta che probabilmente, non lo so, sarà la sua ultima Olimpiade e magari perché no, Vorrà parla di finire diventare in la bellezza. sua migliore Olimpiade che ha Certo. disputato. Quindi abbiamo due atlete che hanno per certi versi lo stesso obiettivo, ma comunque raggiungere questo obiettivo è importante per entrambe, quindi Stesso obiettivo sicuramente con una squadra motivazioni motivata, super differenti. motivata. Sì, Sì. assolutamente sì, assolutamente. Caterina, sarà la sua ultima Olimpiade o sarà la sua ultima stagione? Per chi? Per Marta? Ah, non lo so, di questo guarda, ne abbiamo un po' parlato, ma ci siamo dette che volevamo concentrarci su questo percorso senza stare a pensare al dopo. È importante quello che stiamo facendo adesso e farlo al massimo. Poi ci sta, è lecito che magari Marta voglia cominciare a pensare anche ad altro. E alla fine di queste Olimpiadi ci sono tante atlete che dopo un breve periodo di distacco sono tornate in campo e questo lo potrà decidere solo Marta. Lei, certo. E tra l'altro su buoni livelli, insomma, se parliamo di Ludwig, direi che insomma, stiamo parlando di una giocatrice che è tornata a giocare praticamente come giocava 3 anni fa. No, allora, l'ultima domanda che ti faccio è questa. Allora, intanto faccio una considerazione. Come a Parigi giocherete di fronte alla Tour Eiffel, voi fate conto di doverla scalare un piano per volta, che è come... Ho tanti piani da dura, io ho fatto. È vero, è Caterina. l'esempio giusto, credo, perché noi, insomma, è quello che ci ripetiamo ad ogni torneo. Non guardare alla fine del torneo, ma passo dopo passo, pensare all'obiettivo che
abbiamo da affrontare ogni giorno. E sulla base di quello puoi creare. Devi proprio portare sotto la Tour Eiffel perché la cima non si vede, si vede solo il primo piano, no? Quindi Certo. quello è il primo obiettivo. Poi dopo, piano piano si cercherà di salire più in alto possibile. Caterina, farete le finals di Doha? In realtà le finals sono con le prime 8 squadre della Ah, ok, no, è parentesi. aperto. Non ci sono ancora le iscritte, le invitate, non ho idea quindi di come. Sì, no, non c'è ancora nulla. Credo che, non sono certa, però credo che l'ultimo torneo che dà diritto comunque alle finals sia l'ultimo Elite di novembre di João Pessoa in Brasile, al quale noi dico già che non parteciperemo, Ho visto che siete perché iscritte, ma hai detto siamo, che è finita no, la non ci siamo stagione. iscritte a João Pessoa. Non siete iscritte? No, 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 abbiamo deciso subito dopo il mondiale. Nel sito risultati iscritti, ve lo posso Ah. garantire, ho guardato ieri sera, sia voi che Reca Sì, Reca e Vicky lo sapevo, ma no, noi non parteciperemo perché abbiamo pensato che per noi la stagione potesse finire dopo il mondiale, e appunto per ricominciare una preparazione ben mirata alla prossima stagione. Quindi dal primo novembre noi. Dovessero cancellarsi qualcuna delle prime coppie, ci pensereste ad andare a Doha oppure lasciate stare? Ma in realtà avevamo anche chiesto una wild card per parteciperanno 10 squadre, 8 del ranking e 2 wild card. Non so se ce la daranno, ma ti dico la verità, non è una nostra priorità, preferiamo fare una preparazione ben mirata al mese di febbraio, dove dovrebbe esserci il primo torneo di Dubai, che è quello che hanno cancellato i primi di novembre, e dovrebbero rimetterlo a febbraio, fine febbraio, inizi di marzo. Quindi i primi tornei credo Peraltro, siano. a quanto so, dovrebbero esserci più tornei l'anno prossimo rispetto a Appunto, questo abbiamo avuto passato. la notizia: 10 tornei da febbraio fino al diciamo alla deadline per la qualificazione tra È Challenger il 10 giugno, la deadline è il 10 giugno, 10 tornei, ma non solo Elite. no, Elite e No, no, Challenger. no. Elite, cioè, sapevo che volevano accorpare in un, diciamo, in un posto, un challenge, un elite, uno dietro l'altro, in modo Ah, da ok. dare possibilità, Agevolare gli esatto, spostamenti, certo. agevolare gli spostamenti, anche perché si giocherà, non c'è tanto tempo, no? Esatto, È più breve, non puoi più spalmarlo in mano un breve, anno, certo. esatto, e quindi si giocherà spesso e valuteremo bene quali tornei fare. Spero. Ad oggi siamo in mezzo agli elite, spero che con gli ultimi tornei non ci superino troppe squadre, non credo perché insomma Gufiamo, gufiamo, gufiamo. Allora, sempre bisogna contare sempre lenti poi. te ne abbiamo rubati 40, però credo che i nostri telespettatori siano molto contenti e lo siamo anche noi perché sei stata Grazie gentile. a voi di avermi invitato, è sempre un piacere. Eh no, per noi è un Grazie, Kate. piacere. Sei stata molto diretta su alcuni argomenti, questo mi fa piacere perché vuol dire che c'è voglia di fare e insomma abbiamo detto. Marta, probabilmente, insomma, se non sarà questa stagione, una delle prossime dovrà sicuramente pensare alla sua vita del post beach volley e questo ovviamente è naturale, cioè, ci vuole qualcuna da affiancare a Valentina, pronta, pronta per essere ad altissimo livello. Quindi questo credo che sia il primo obiettivo e poi speriamo di presentarci con diverse coppie, con tante frecce al nostro arco nelle prossime stagioni, magari in vista di Los Angeles o di Brisbane, insomma, che sono i due obiettivi successivi. Noi speriamo ovviamente di vederti al timone, come sempre, della coppia di riferimento del beach volley italiano e del beach volley italiano in generale, anche giovanile, perché insomma hai dimostrato tutta la tua capacità, tutto il tuo valore. Grazie Caterina. Grazie. Grazie mille. Grazie Allora, mille, noi ci grazie vediamo la prossima settimana, Simona, a voi. Ciao. Sì, no, vuoi no, dirlo tu? Vuoi dirlo tu? con i campioni del mondo?
Sì. Arriveranno i nostri amici della Repubblica Ceca assieme a Andrea Tomati. All'allenatore, ci mancherebbe. Vi invitiamo a stare con noi perché sarà una puntata divertente. Esatto, è anche divertente quello che sono due ragazzi assolutamente spassosi. Grazie Caterina, grazie a voi. Giovedì alle ciao, arrivederci. Chi lo volesse rivedere, YouTube, canale di Eurosport, ci trovate a qualsiasi ora del giorno e della notte, cliccate e partite con la nostra trasmissione. Ciao a tutti, ciao.